fino ad ora della gestione dei rifiuti, io vi parlerò un po' del nuovo paradigma che si presenterà. Introduco con il concetto di economia circolare, di cui per ora non abbiamo ancora parlato questa mattinata. Cos'è l'economia circolare? Secondo la definizione che ne dà la MacArthur Foundation, è un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un'economia circolare i flussi materiali sono di due tipi, quelli biologici in grado di essere integrati nella biosfera e quelli tecnici destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. Questa è la definizione che viene data. A proposito di economia circolare, il 2 dicembre del 2015 è stato adottato il pacchetto sull'economia circolare della Commissione europea, comunicazione 2015-614. Questa comunicazione prevede un piano d'azione per l'economia circolare, ma anche quattro proposte di revisione che riguardano sei direttive, ovvero la direttiva 98-2008 sui rifiuti, la direttiva 62-94 sui imballaggi e rifiuti di imballaggio, la direttiva 31-99 sulle discariche, che è stata citata prima, e infine il gruppo di direttive 53-2003 che riguarda i veicoli fuori uso, 66-2006 relativa a pile e accumulatori rifiuti di pile, 19-2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAE. Il piano d'azione stabilisce di chiudere il cerchio del ciclo di vita dei prodotti, affrontando appunto le diverse fasi, dalla produzione e consumo fino alla gestione dei rifiuti e il mercato delle materie prime secondarie. In particolare, il piano d'azione prevede, per quanto riguarda il capitolo produzione, un cambiamento del paradigma della progettazione proprio del prodotto rispetto all'economia circolare. Prima i prodotti non erano assolutamente pensati per il dopo vita, per il fine vita. Invece adesso si cerca di prevedere una progettazione che consenta il riciclo e l'impiego dei componenti, quindi proprio un paradigma in termini di design, produzione e progettazione. Per quanto riguarda il consumo, questo coinvolge anche capitoli quali la sharing economy, ovvero la diffusione di piattaforme e modalità partecipate di fruizione di singoli servizi, prodotti o risorse, quindi con un risparmio anche in termini di produzione di rifiuti. Sharing economy nel senso di coabitazione, co-housing, ma anche servizi condivisi di trasporto, fino ad arrivare poi alle piattaforme, anche per quanto riguarda i servizi, alle piattaforme di crowdfunding, ad esempio. Di questo, se qualcuno fosse interessato, ne possiamo parlare in altra sede. La gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, è previsto, o è fissato un obiettivo, entro il 2030, di arrivare al 75% di differenziata dei rifiuti urbani e al 65% per quanto riguarda gli imballaggi. L'altro punto chiave appunto è il da rifiuti a risorse, come è stato più volte citato anche in questa mattinata, ovvero stimolare il mercato delle materie prime secondarie sia per quanto riguarda il riciclo ma anche appunto l'upcycling, ovvero l'utilizzo del prodotto, del materiale, senza ulteriori processi di trasformazione, ma con una valorizzazione, piuttosto che, ad esempio, il riciclo che, come vedremo dopo, implica spesso un downcycling. Poi altri capitoli riguardano appunto specificamente alcuni settori, tipo plastica, rifiuti alimentari, la revisione di tutta la normativa sul compostaggio, materie prime essenziali, punti minerali, ad esempio, come si citava prima, contenuti nei rifiuti elettronici, demolizione, biomassa, prodotti biologici, l'innovazione e gli investimenti, quindi anche qui una serie di misure proprio per incentivare le buone pratiche di adozione di sia raccolta differenziata sia di utilizzo, e poi una serie di monitoraggi e messa a punto di indicatori per monitorare i processi compiuti nell'ambito dell'economia circolare. Ho parlato prima di upcycling. Il termine upcycling è stato utilizzato per la prima volta su una rivista di architettura che si chiama Salvo,
in un'intervista di Thornton Kay all'ingegnere meccanico Reinhard Pirch. E appunto per la prima volta dice, lo chiamo, il riciclaggio lo chiamo downcycling, perché comunque distruggono, tritano tutto, mattoni e quant'altro. Questa intervista era riferita in particolare all'entrata della direttiva sulle demolizioni e sulla demolizione. Quello che abbiamo bisogno è l'upcycling, dove ai vecchi prodotti, viene dato nuovo valore, non meno valore. Quindi fa proprio questa distinzione tra upcycling e downcycling. Appunto, come prima si è parlato tanto di riciclaggio, il problema del riciclaggio è che spesso richiede grosse quantità di energia. Nella maggior parte dei casi, appunto, il prodotto è di qualità inferiore. E un caso, vado un po' in controtendenza con uno degli interventi che hanno preceduto, per quanto riguarda l'alluminio è estremamente costoso separare l'alluminio delle lattine da tutta la vernice che si trova sopra, e quindi la fusione spesso avviene insieme, e quindi il prodotto, l'alluminio che si ricava dal riciclaggio, è di qualità estremamente inferiore. Questo è solo un esempio. Lo stesso per quanto riguarda la qualità della carta, del cartone, anche si parla di riciclaggio all'infinito, però fino a un certo punto, perché comunque se si guarda la qualità, i prodotti dei processi di riciclaggio, oltre che essere molto dispendiosi in termini di energia, di impiego di energia, sono anche meno di qualità. E a livello di efficienza energetica siamo messi abbastanza male. Quindi una cosa è il riciclaggio, l'altra è cercare di riutilizzare le componenti. Una pratica che si sta diffondendo appunto è quella dell'upcycling, non tanto per necessità o per mancanza di risorse, ma proprio si sta diffondendo una nuova cultura, però anche un po' di nicchia, proprio puntata alla cultura della riduzione dei rifiuti e del risparmio di energia. E questo, tra l'altro, crea anche opportunità per quanto riguarda il mercato del lavoro, perché comunque si stanno sviluppando una serie di operatori, di imprese, spesso anche imprese sociali, quindi anche imprese che impiegano categorie svantaggiate, in questo ambito appunto della tutela ambientale, riduzione dei rifiuti e produzione di nuovi prodotti a partire dal riutilizzo, non al riciclo, spesso in italiano è difficile rendere il concetto, proprio a partire da quelli che sarebbero rifiuti. Come vedremo però non è così semplice, perché c'è qualche problema normativo per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti. Passando a questo, ecco, rifiuto è un qualcosa che secondo è definito dall'articolo 183 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, direttiva 98/2008 sopracitata, e appunto il rifiuto non può essere utilizzato se non trattato da operatori specializzati iscritti in appositi albi con delle autorizzazioni, e quindi la piccola organizzazione, che sia cooperativa, associazione, impresa sociale, non può utilizzare rifiuti, tantomeno in Italia è vietata la pratica dello riciclaggio. Infatti si sta diffondendo giusto qualche circuito informale, addirittura c'era un esempio di una cooperativa che si chiamava, anzi perché adesso ha chiuso, Zinger 59 qui a Roma. Loro praticamente stavano nella città dell'alta economia e collaboravano con una coppia di Rom che forniva materiale, e poi loro creavano articoli, diciamo, più o meno di design. Però questo pone dei problemi, è un circuito assolutamente informale e rimane nell'illegalità. Il più delle volte il mercato dell'upcycling è a questi livelli, cioè veramente roba ripescata nei cassonetti, no? L'altra classificazione appunto sono sottoprodotto, definito dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006, sempre che fa riferimento alla direttiva 98/2008 sui rifiuti, e poi l'altro concetto importante è quello della cessazione della qualifica di rifiuto. Ecco, quando ricorrono determinate caratteristiche è possibile parlare di cessazione della qualifica di rifiuto, e pertanto in questo caso qua i materiali possono essere utilizzati.
Abbiamo parlato di appunto impresa sociale. Cos'è l'impresa sociale? L'impresa sociale è definita secondo, diciamo, tre direttive. Le prime due sono delle definizioni residuali: risposta a fallimento dello Stato, risposta a fallimento del mercato. Non credo a nessuna delle due, la vedo più come attuazione del principio di sussidiarietà dal basso, quindi portatori, organismi e associazioni, cooperative, imprese, portatrici di innovazione sociale che svolgono il ruolo di appunto cittadinanza di impresa, agenti di cambiamento, e attraverso l'imprenditoria sociale concorrono a portare innovazione e contribuiscono anche alla diffusione della cultura per quanto riguarda la riduzione, la prevenzione, soprattutto della creazione dei rifiuti. Brevemente cito la definizione, il quadro normativo per quanto riguarda l'impresa sociale. Era la legge 13 giugno 2005 numero 118, che adesso è stata superata dalla nuova legge quadro sull'impresa sociale, cosiddetta riforma del terzo settore, legge 6 giugno 2016 numero 106, che però non vede ancora i decreti attuativi, perché i decreti attuativi saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge. E l'entrata in vigore della riforma del terzo settore è il 3 luglio 2016, quindi dovremo attendere un po' per la normativa anche in questo. Quindi c'è un po' di zona grigia, diciamo, non è perfettamente regolamentata. Comunque i settori in cui opera sono appunto quelli che dicevo, oltre alla qualifica, alla gestione rifiuti, ambiente, tutela ambientale, altri settori sono veramente l'inserimento di categorie svantaggiate, promozione del commercio ecosolidale e cose del genere. Per concludere, così lasciamo spazio al dibattito, abbiamo detto una sfida appunto riguarda la progettazione e il design, quindi da economia lineare a economia circolare e proprio quindi nuova concezione nella progettazione. Agevolare le pratiche di upcycling, esempio introducendo centri di raccolta, una revisione normativa per quanto riguarda la qualifica di rifiuto. Il riciclo e l'impiego di energia sono due fattori da tenere in conto, in quanto il riciclo pone problemi di efficienza energetica. E poi infine l'impresa sociale come modello di business che equilibra bisogni finanziari, sociali, culturali e ambientali e appunto svolge un ruolo importante in un'economia sistemica. I principi guida sono pertanto in questa nuova visione la prevenzione e la riduzione e dall'altro lato l'efficienza. Grazie.